artista siciliano. Grazie. Siciliano di adozione, ma pugliese di nascita. Di cuore pugliese. E quindi ci hai onorato con questa tua presenza, perché sei venuto, sei partito, sei arrivato. Due giorni bellissimi. Va bene, Bartolomeo Ciampaglia è una pittura astrattista informale e concettuale, quindi è la prima volta che io do un premio di astrattismo concettuale, perché non è facile. Lui ha usato proprio la terra pure, mi sembra, ha usato proprio la materia vulcanica, ha usato proprio la lava nei quadri. Sì. Anche la sabbia di Stromboli, una sabbia nera particolare. Una sabbia nera particolare. E la pomice. È la voce, quindi mi ha emozionato quando ho visto questi quadri nella mostra che hai fatto lì sotto la Galleria Pennacchi, con la, non so, la galleria come si chiama, Art Veturiana. Mi hanno emozionato questi quadri, allora ti abbiamo segnalato per il premio Magna Grecia, complimenti. Un quadro fatto con la pomice di Lipari, passata al setaccio, molto fine, con i colori acrilici, e più le varie stratificazioni salvano. E quindi si crea proprio un effetto ottico, sì, di scenografia. Sì. È un effetto ottico particolare che viene creato con la spatola e con i materiali, con i materiali che ho usato. Va bene, quindi io siamo onorati di averti qui, perché ci hai portato un po' della terra vulcanica, della nostra terra madre, cioè della italiana, perché è tutto un vulcano la nostra Italia, insomma siamo proprio in una terra di fuoco, no, terra di fuoco, quella è l'altra cosa. Io sono della Solfatara, quindi sono una vulcano Solfatara, sì, sono una venerina, donna vulcano. La sua pittura è ispirata alla natura, hai detto già tutto, però qua parli pure del mare, qua ci sta anche il mare, il giallo del sole, il rosso della lava, Stromboli, le isole dove tu hai la pugliese, anche la pugliese è una bella terra, va bene. Allora io non lo so, ti auguro una vita ricca di riconoscimenti, speriamo che ti possiamo portare a New York, perché abbiamo parlato con Fratti e sicuramente ci organizzerà una mostra, quindi assolutamente tutti insieme a fare una grande mostra italiana. Complimenti.